Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Ottava giornata del campionato B-Win, il Modena di Bergodi vuole tornare a vincere al Bralia contro un Albino Left in difficoltà, in fondo alla classifica, difficoltà aumentate dalle tante assenze nell'undici titolare. Mondonico lancia dall'inizio, Luigi sale, l'ultimo arrivato Cristian Zenoni. Nel Modena senza perna, per squalifica c'è Milani nella difesa 4. Minuto di silenzio per ricordare i soldati caduti in Afghanistan. Lutto al braccio per Albino Left, per l'improvvisa scomparsa invece del fratello di Omar Torri, oggi assente, dirige il signor Corletto. Si comincia subito col Modena in avanti, ci prova Luisi da fermo, prova a sorprendere Luca Tomasi che respinge con i pugni. Poi ancora il Modena al sedicesimo, saluto Mazzarani, ci prova questa volta Giglioli, ancora Tomasi con i pugni che respinge. Minuto 33, invece ci prova, un po' preoccupato Mondonico, ci prova Milani, stop difficoltoso, poi mette giù col destro, alza testa, lancia lungo sul secondo palo, ci prova Pasquato. Tiro cross che attraversa tutta l'area di rigore, si disperano Mazzarani e Ciani, si dispera anche Pasquato da posizione defilata, col destro non trova l'angolo giusto. Grande occasione questa per il Modena, ci prova ancora con Mazzarani, pallone a fil di palo, poi Giglioli dalla sinistra, Pasquato che viene anticipato da Piccini e poi il destro di Mazzarani che finisce a fil di palo alla porta difesa Tomasic. Minuto quarantesimo, poi Cocco recupera un pallone, Foglio infila in area di rigore, c'è Bozzi, lo atterra, il signor Corletto a calcio di rigore, viene anche ammonito il difensore centrale giallo-blu. Ecco il replay, Foglio, tocco, Bozzi dice di no, poi la disperazione del difensore, l'unici medico che presenta proprio Momentè, pallone in rete, Albino Leff in vantaggio, un po' di sorpresa, il Modena aveva fatto la partita, poi ci riprova ancora Momentè, seguito da Cocco, entra in area di rigore, il destro questa volta finisce però alto. Minuto 44, ancora il Modena con Giglioli, sempre lui dalla sinistra, pallone lungo sul secondo palo, arriva Mazzarani, Piccini col corpo riesce a respingere, nella ripresa esce Cani per Bellucci, lancio lungo di Piccini, Tozzi su Momentè, poi Cocco riesce a averla meglio, pallone dentro, attenzione Momentè, sinistro, esterno, pallone in rete, Albino Leffe 2, Modena 0, qui Gozzi si fa sorprendere, Momentè con l'esterno sinistro, perfetto, anticipare Alfonso, 2-0, poi ci riprova subito il Modena con Mazzarani, da 30 metri, pallone che non scende, pallone alto, poi esce proprio Mazzarani al quindicesimo, dentro Francesco Stanco, sarà il cambio della svolta per il Modena di Bergodi, al ventitresimo arriva proprio il gol, pallone perfetto, facile per Francesco Stanco, 2-1, minuto 23, si riapre la partita al Bralia. Ottima giocata di Milani, pallone perfetto, non ci arriva Tomasic, ci arriva invece Stanco. Poi ancora, 5, Bellucci con un po' di rigore, un po' di mano di Piccini. Ne nasce una mischia e nel reflex si vede la testata di Foglio su Pasquato, naso rotto, cartellino rosso per il centrocampista. Poi Pasquato però rientra, minuto 44, batte una punizione. Quattro uomini in barriera, il pallone passa, facile centrale per Tomasic, poi però nel secondo il pallone sul secondo palo, Stanco ci arriva, palla in rete, 2-2, l'esultanza giusta dall'attaccante, ecco il replay, perfetto il suo stacco, poi c'è la fine, Modena che va a 9 punti, raggiunge posizione Ascoli, Albino Leffe, terz'ultima, 6 punti.